Buonasera e ben ritrovati con il TG del Salone Internazionale del Libro di Torino, edizione 2016. Oggi è sabato, quindi una giornata sempre piena di incontri e di grandi ospiti che hanno attirato quindi molti visitatori. Così è successo proprio alle 15 in Sala Gialla, dove Roberto Saviano, accompagnato dall'attore Marco D'Amore, ha incontrato i numerosi fan in occasione del 10° anniversario di Gomorra. Le persone si sono messe in coda fin da questa mattina, raggiungendo e superando il numero limite di posti disponibili. Sempre in Sala Gialla poi si è tenuto l'incontro con Lilli Gruber, che ha parlato di terrorismo, migrazioni e integrazioni, che sono i temi principali della sua pubblicazione Prigionieri dell'Islam. È intervenuto insieme a lei il giornalista e direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio. I 70 anni della casa editrice Neri Pozzi verranno invece festeggiati alle 19.30 in Sala Blu. Scrittori, editori e critici si confronteranno sulla letteratura passata e attuale. Alle 21 in Sala Gialla poi chiuderà la giornata Luciano Ligabue con il suo libro Scusate il disordine. L'artigiano del rock è ora scrittore, amore, sesso e musica sono i temi centrali dei suoi racconti. Domani sempre la Sala Gialla darà il via ad una serie di imperdibili incontri con Beppe Severgnini, ad esempio, alle 11, che racconterà il suo Signori si cambia, in viaggio sui treni della vita, un percorso filosofico e letterario che si replica ogni giorno sulle rotaie. Sempre alle 11 però in Sala 500 Salvatore Settis dialogherà con Gustavo Zagrebelsky di Costituzione, perché attuarla è meglio che cambiarla. Un'ora dopo Francesco De Gregori si racconterà per la prima volta attraverso una serie di conversazioni condotte da Antonio Gnoli. Per tutte le altre informazioni vi invitiamo a seguire la pagina web del Salone www.salonelibro.it e le pagine social Facebook, Twitter e Flickr. L'hashtag di quest'anno per seguire in diretta tutti gli avvenimenti è Salto16. Grazie per averci seguito, l'appuntamento con il TG torna domani all'ora di pranzo, un saluto da Federica Frola e un grazie in regia a Costanza Formenton.